Riconoscere se stessi nello specchio della propria anima è compito arduo. Divenire consapevoli di quello che si nasconde sotto la carne, dentro le ossa, è un processo lungo una vita per seguire le tracce del nostro impercettibile sfuggire a noi stessi. Quanti volte offriamo al mondo una maschera replicata all'infinito, nei cui tratti tesi, nel cui sguardo compreso, si riflette soltanto un barlume del nostro desiderio. Gli occhi attraversano la superficie delle cose quasi fosse un vetro curvo, guardano senza vedere, deformando lo spazio, il significato delle cose, e aprendo dentro di noi uno squarcio attraverso il quale gli altri ci guardano senza comprendere. Creature in una terra straniera, cerchiamo uno spazio in cui diventare invisibili o impalpabili. Resta un silenzio innaturale a sovrastare le parole, un silenzio che avvolge anche gli oggetti che ci appartengono, ma non parlano per noi, non raccontano la nostra storia. Ci nascondiamo dietro un velo sottile di indifferenza che ci allontana, senza ferire la carne, ammutinando lo spirito.